Ciao, benvenuto. Nel video di oggi ti voglio parlare di primo soccorso. Vediamo che cos'è il primo soccorso, perché è veramente importante che un po' tutti abbiano delle nozioni di base e alla fine vediamo perché secondo me è veramente importante che chi è solito andare in montagna con una certa frequenza conosca le basi del primo soccorso. Buona visione. Con il termine primo soccorso si intendono tutte quelle azioni, quelle attività che chiunque di noi può intraprendere per andare a dare una mano, a dare soccorso ad una persona infortunata in quel lasso di tempo che intercorre tra quando ho chiamato i soccorsi e quando il personale medico arriva sul posto. Essere in grado di fornire un aiuto in questi minuti ad una persona infortunata può essere davvero fondamentale per dare sollievo all'infortunato, ma in alcuni casi anche per salvargli la vita. Ecco perché secondo me chiunque dovrebbe avere almeno delle nozioni di base di primo soccorso. Poi, secondo me, sempre a mio parere ovviamente, se siamo soliti andare in montagna, quindi frequentare la natura, andare in luoghi lontani da posti antropizzati, allora a maggior ragione bisognerebbe avere delle nozioni di base, perché la questione è molto semplice. Se in un ambiente antropizzato come sono le nostre città, ma bene o male anche le nostre campagne, il tempo medio per l'arrivo dei soccorsi solitamente si attesta sui 10-15 minuti, quindi questo è il lasso di tempo che intercorre tra quando io effettuo la chiamata al 118 e quando arriva l'ambulanza sul posto. Ovviamente questo tempo in montagna non può che allungarsi. In montagna possiamo essere anche distanti parecchie ore dal primo diciamo centro medico e quindi risulta fondamentale dare subito un aiuto alla persona infortunata. Anche nel caso dell'utilizzo dell'elisoccorso non è detto che i tempi siano così brevi, quindi diciamo 10-15 minuti sono difficili da eguagliare in una situazione di natura outdoor o montagna. Secondo me, quindi è importante che un po' tutti conoscano le manovre base di primo soccorso, ma soprattutto chi va in montagna deve sapere bene cosa fare per eventualmente autosoccorrersi o dare supporto a un nostro amico o a qualcuno che si è fatto male durante un'escursione. Gli infortuni che possono capitare in montagna sono vari e strettamente legati all'attività che si sta svolgendo, però si può, diciamo, redare una lista di quegli infortuni un po' più comuni che possono capitare quando si va in montagna. Quindi infortuni meno gravi da saper gestire potrebbero essere contusioni, escoriazioni, ferite da taglio e magari delle slogature. Poi, andando su qualcosa di un po' più grave, ovviamente le fratture esposte e scomposte e le lussazioni. Poi ovviamente fino ad arrivare ai casi più gravi, i quali potrebbero essere la commozione cerebrale fino ad arrivare all'arresto cardiaco. Poi assieme a questi, diciamo, infortuni ci possono essere degli stati di malessere da dover gestire. Solitamente legati alle condizioni meteo, quindi potrebbe essere spossatezza, colpi di calore, d'inverno ovviamente ipotermia e stati di congelamento. E poi, se ci richiamo in alta montagna, potremmo dover essere in grado di gestire il mal di montagna. Questi secondo me sono gli infortuni, quelli un po' più comuni che possono accadere in montagna, però come ti dicevo il primo soccorso è importante in qualsiasi situazione, a casa nostra, quando siamo in giro, al lavoro e poi appunto anche in montagna. Quindi secondo me è importante sapere cosa fare in tutte le situazioni. Come si fa a imparare a sapere cosa fare? La cosa migliore è quella di andare a seguire un corso base di primo soccorso. Questi solitamente vengono organizzati e gestiti dalla Croce Rossa Italiana. Io un anno fa circa ho partecipato a un corso base di primo soccorso, uno di quelli riconosciuti a livello europeo, e devo dire che è stato davvero molto interessante. Sono state, se non ricordo male, 4 o 5 lezioni sia teoriche ma anche pratiche. Quindi abbiamo visto in queste 4 o 5 lezioni, abbiamo visto vari tipi di infortuni, suddivisi un po' per tipologia,
viene spiegato bene cosa fare, si parte addirittura dalla chiamata al numero dell'emergenza, quella è la prima azione che deve fare qualcuno che va a portare il primo soccorso, quindi si parte da come si fa la chiamata, come ci si accerta che la situazione sia tranquilla, che noi possiamo andare a effettivamente dare una mano all'infortunato e poi si vanno a studiare diversi casi. La cosa interessante e bella è che poi anche si fa qualcosa di pratico, quindi vengono insegnati i bendaggi, le medicazioni, fino ovviamente al massaggio cardiaco, alla respirazione bocca a bocca e alle tecniche di disostruzione delle vie aeree. Per l'appunto secondo me è importante fare un corso base completo dove vengono insegnate tutte le tecniche. Poi eventualmente uno, mentre dice io vado in montagna, magari ogni tanto mi ripasso o tengo bene a mente determinate azioni che poi possono servirmi sul campo. Se sei interessato in un corso base di primo soccorso, io ti consiglio di contattare la sede della Croce Rossa Italiana. Solitamente sono i volontari che gestiscono questi corsi, non hanno dei costi esagerati, solitamente soprattutto i costi vanno a coprire magari delle attrezzature che vengono lasciate, quindi dei libri di primo soccorso, le mascherine, quelle per la respirazione bocca a bocca e qualche altra cosa. So, ogni tanto mi è capitato di vedere che anche alcune sezioni del CAI organizzano corsi base, o comunque sono organizzati anche da altri enti, però solitamente diciamo l'ente di riferimento è la Croce Rossa Italiana. Per fare un corso di questo tipo ovviamente non serve alcuna conoscenza medica e alla fine di questo corso non si avrà nessuna conoscenza medica, si avranno delle conoscenze e si sapranno adottare delle misure di primo soccorso. E ti ricordo, come ho fatto all'inizio, la definizione di primo soccorso. Primo soccorso sono tutte quelle azioni che possono essere compiute da chiunque per dare sollievo ad una persona. Quindi non serve essere dei medici, degli infermieri. Tutti possono farlo, tutti possono imparare queste semplici manovre. Poi è ovvio che quando si vanno ad applicare bisogna sapere cosa si fa, non bisogna farle a caso. Però non è niente di attinente al mondo medico o infermieristico. Tutti possono farlo, tutti possono frequentare un corso e in caso di necessità possono dare una grossa mano ad una persona infortunata. Bene, allora io penso di averti detto tutto sul primo soccorso e sull'importanza del primo soccorso e su cosa fare eventualmente per partecipare a un corso base. Ovviamente se hai qualche domanda ulteriore scrivimi sotto in descrizione, cercherò di risponderti magari anche chiedendo a dei miei amici che sono all'interno della Croce Rossa e quindi sicuramente magari riuscirò a darti qualche informazione in più. Ad ogni modo, su internet, ovviamente al giorno d'oggi, si trova quasi tutto. Io spero che questo video veramente ti possa essere utile, ti sia anche piaciuto. Io ti ringrazio per avermi seguito, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!